Gesù spiega l'Eucaristia, dice cose come chi mangia la mia carne avrà la vita eterna. La gente dice, ma questo linguaggio è duro, chi può intenderlo? Gesù risponde, è lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che vi ho detto sono spirito e sono vita. È come se dicesse, fidati di me. Ti ho fatto un discorso, ma non lo capisci. Ma un giorno lo capirai. Molti dei suoi discepoli però si tirarono indietro e non andavano più con lui. E questa è l'esperienza di essere rifiutati. Anche a noi, se siamo persone veramente di fede, se diamo la nostra testimonianza di fede, prima o poi ci capita questa esperienza di essere rifiutati. Proprio questo aspetto di noi viene rifiutato, l'aspetto della fede. E questo ci fa molto bene, perché noi spesso tendiamo a metterci in una posizione di forza, di potere. Invece questo ci ridona l'umiltà, ci fa capire che la fede è solo servizio. È importante che noi continuiamo ad amare queste persone che ci rifiutano. Perché la tentazione di dire l'altro non vale niente, mi ha rifiutato perché non ha dignità, no? È grande in tutte le persone. Quando ti senti rifiutato, ecco allora perdi la percezione della dignità dell'altro. Invece noi non la vogliamo perdere, vogliamo continuare ad amare anche chi ci sta rifiutando, esattamente come ha fatto Gesù. E comunque l'Eucaristia, se spiegata veramente per quello che è, non è capita da molti. Allontana molti. Molti non l'accettano. Infatti oggi è il sacramento meno amato. Posso essere cristiano anche se non vado a messa. Cosa c'entra, no? È un rito. Ecco, capire che quel pane ci fa Cristo, ci trasforma in Lui. Ci fa una sola cosa tra noi, che è tutto. Ecco, è una cosa che solo lo Spirito Santo può farti capire. Anche molte persone che vengono a messa non hanno capito l'Eucaristia, non hanno capito la forza rivoluzionaria di questo sacramento. Hanno capito che c'è Gesù. Bene o male, credono nella presenza reale di Gesù, ma non capiscono perché Gesù si fa pane. Che cosa vuole produrre? Qual è l'effetto dell'Eucaristia in noi come comunità e in ognuno di noi come singolo? Ma anche noi diventiamo Eucaristia per gli altri, anche noi diventiamo pane per gli altri. E Pietro dice tue parole di vita eterna. Rimango con te. Anche se non ha capito, però Pietro ama la parola di Gesù. E questo lo porterà un po' alla volta a capire l'Eucaristia. Ecco, vuoi capire l'Eucaristia? Innamorati delle parole di Gesù, vivi le parole di Gesù. Vedrai che poco per volta capirai che cosa vuol dire essere pane, in che cosa ti ha trasformato Gesù per gli altri. E veramente capirai che cos'è questa unità che Lui porta tra noi, che è qualcosa di diverso da quelle unità che possiamo portare umanamente. Certo, prima noi ci amiamo, ce la mettiamo tutta, ma Gesù fa molto di più. La parola di Dio. Ecco, vuoi continuare l'unione con Dio che ti è stata portata con l'Eucaristia? Vivi la parola di Dio. Ecco, potremmo dire la domenica ti nutri dell'Eucaristia e durante tutta la settimana ti nutri della parola di Dio. Ma ci chiediamo, ma io ho capito veramente l'Eucaristia? Ecco, diciamo, non l'ho capita. Signore, aiutami a capire la grandezza di questo dono che tu ci fai, questo dono che tu sei.